Buonasera amici di Dopocena, benvenuti a questa puntata nella quale parleremo di eleganza, di bellezza e naturalmente anche vi presenteremo un'azienda, un esercizio commerciale del nostro territorio a Calcinelli. Salutiamo subito le presenze, le gentili presenze qui nel nostro studio, sono Roberta e Graziella. Buonasera. Buonasera. Buonasera, benvenute nel salotto di Dopocena. Allora, Roberta e Graziella sono le titolari di Semplice Eleganza, questo negozio che è tanti negozi messi insieme, possiamo dire così, insomma, generalmente insomma, sono negozi quasi monotematici, invece voi avete radunato un po' tante esperienze, tante cose. Allora, prima di presentare la vostra attività, vi piace un po' conoscervi, com'è nello stile, nell'uso di questo salotto. Allora, Roberta, tu hai pensato, nove anni fa, di aprire questa attività perché comunque mi piaceva il cucito, mi piaceva cucire, realizzare cose dal cucito e quindi ho pensato, dico, perché no, mettere così la sartoria piuttosto che andare dalla solita sartina a casa, dico, sono a disposizione a orari di negozio in modo che è più facile da raggiungere in ogni caso chi ha bisogno di una riparazione o comunque, ecco, quindi abbiamo aperto questo negozio, ho aperto inizialmente questo negozio. E col tempo ci siamo, così è andata avanti la cosa e poi ho avuto bisogno, per fortuna, di un aiuto, quindi ho trovato Graziella una mano molto importante in questa cosa. È vero, cara? Sì. E poi dopo, e poi niente, abbiamo deciso 3 anni fa di metterci in società in modo che così, visto che comunque insieme lavoravamo veramente molto bene, di metterci insieme. Ecco, quindi è stata un'unione di intenti. Allora, però ambedue provenite dal settore, perché comunque avete lavorato nell'ambito delle confezioni, quindi questo ti ha aiutato nell'impiantare molto, la tua attività. Sì, comunque è una cosa che è sempre piaciuta da bambina, poi lavorando nel settore delle confezioni, facendo dei corsi per poi ampliare anche insomma, il mio sapere su questo settore, siamo andati avanti così, ecco. Allora, da bambina gli abitini delle bambole te li cucivi da solo, facevi tutto tu, insomma, non avevi bisogno di Barbie, astuba. Quando poi non riuscivo ad andare avanti andavo dalla sarta di mia madre per farmi finire, così piano piano ho imparato sempre di più. Quindi le tue bambole avevano l'abito sartoriale già dall'epoca, va bene. Sì. Hai trasmesso questa cosa ai tuoi figli? No, assolutamente no. No, te ne guardi bene. È solo tua. Sì. Graziella, invece anche tu, percorsi diversi, esigenze diverse, però anche tu sei partita sempre da... Comunque sì, tornando a ripensare, sono partita da molto piccola, perché mia nonna faceva la sarta. Praticamente mi ha lasciato l'eredità. E vedi? Sì. E quindi nel DNA, nel sangue, c'era questa passione. Esatto, perché sì. C'era sempre stata questa passione e poi andando avanti ho cominciato a lavorare nelle confezioni e così è andata. Però dopo un po' la fabbrica sta stretta. E mi sono licenziata dalla fabbrica. Comunque devo ringraziare comunque di aver imparato tante cose, anche nell'ultimo anno ho imparato a fare i costumi, i reggiseni, che è una cosa che mi mancava. Perciò è stato tutta una cosa che quanto alla fine aiuta un po' tutto. E certo, tutto convoglia poi in un unico contenitore. Allora, capito insomma che sicuramente sapete il fatto vostro, e questo è sicuramente importante. Dove siete ubicati? Cioè qual è la vostra collocazione? Noi siamo a Calcinelli, proprio lungo la Flaminia, proprio vicinissima alla posta, quindi facili da raggiungere siamo. E insomma ci si trova facilmente. Ecco. Sì, sì. Allora, ultimamente voci di corridoio mi hanno detto che vi siete anche allargati, ampliati. Esatto. Quindi avete fatto un salto di qualità, di categoria. Da gennaio abbiamo raddoppiato il negozio. Ecco. Come mai cominciava a essere molto stretto, molto stretto. Non ci stavamo più con tutte le richieste che comunque le clienti ti chiedono, di intimo, di qualsiasi cosa ti chiedono. Era arrivato un punto che non ci si stava più dentro, perciò era da decidere di fare il salto lì e l'abbiamo fatto, tentiamo l'impresa. Bene, quindi insomma, come sta andando fino adesso? Bene. Per il momento molto bene, abbiamo avuto un buon riscontro. Siamo usciti dal carnevale dove avete avuto un po' da fare. Sì, con i vestitini da bambino, tutte queste cosine allegre. Ecco, perché una cosa importante della vostra attività, che non è soltanto un semplice negozio dove si trovano tutti gli articoli necessari in ambito di cucito, di filati, dopo ce li illustreranno.
c'è anche un laboratorio in cui voi mettete in pratica un po' quello che è il vostro background, cioè quello che è il vostro bagaglio, e confezionate proprio tout court degli abiti. Esatto, sì. Quindi, esatto, sì, su richiesta, sì, riusciamo a realizzare degli abiti, ovviamente con un po' di preavviso, ma queste volte questo è il vostro laboratorio. Questo è il nostro laboratorio, esatto, dove creiamo tutto quello che ci viene in mente. Ecco. Proprio per dirla tutta. Libertà di fantasia. Sì, 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 qui è veramente dove ci esprimiamo al massimo. Avete una predilezione, cioè fate qualcosa in particolare oppure... qualsiasi, qui vediamo degli esempi sono di vostri... Nostri, sì, un abito che abbiamo realizzato per una cerimonia, un abito da sposa, ecco. Ah, vista con i nostri occhi, noi la vediamo così. Così? E ci piaceva farlo in questa maniera. E questo è un altro abito da sposa? Questo è un altro abito qui, da sposa. Questo cioè, è anche un colore particolare, cioè, che colore è questo? Prugna? No? Fucsia? Sì, sì, una gradazione del fucsia, ma comunque molto allegro. Cioè ci sono anche dei particolari, insomma... estetici anche belli, prima abbiamo visto dei ricami. Sì, delle rouge, dei ricami, tutte le perline infilate una per una, comunque ecco, c'è un po' di lavoro, ma alla fine i risultati rendono merito al lavoro che ci mettiamo. Quindi voi partite proprio dal decidiamo modello, col cliente la stoffa, il tessuto che devono comprare, decidiamo insieme le passamanerie per poterli poi abbinare gli abiti. Insomma, è un lavoro di squadra tra noi e il cliente e alla fine il risultato di solito è buono. Però fate anche pantaloni, giacche, cioè non fate solo gli abiti, fate qualsiasi... Qualunque cosa. Capita, sì, sugli abiti ci divertiamo di più. Vi sbizzarrite, sì. La vostra fantasia, il vostro estro creativo viene fuori. Sì, esatto. Sì, decisamente. Poi adesso ci siamo messi a fare anche degli asciugamani con della spugna, infatti degli asciugamani che non si trovano da nessuna parte, praticamente inventati da me. Da noi, gli asciugamani sono più io, l'abito è più lei, diciamola, no? Che abbiamo dei cose, come lei è più brava nei capospalli, sono più brava nei reggiseni, costumi, queste cose qua da sistemare. Ci siamo divisi i compiti. Ci siamo divisi i compiti, giustamente, perché sennò... Sennò non... Addio. E allora facciamo questi asciugamani, dei grembiulini da cucina, un pochino particolari, che non sono sempre le solite andiamo cose. Andiamo alla ricerca dei tessuti, in modo che comunque anche quelli siano di qualità. Quindi avete anche voglio dire, un campionario di tessuti da poter mostrare al cliente che li sceglie sulla... Sì, su alcune cose, sì, magari prendiamo un po' di tessuti, poi su richiesta facciamo vedere quello che abbiamo da proporre e in base a quelli realizziamo. Sì, sì, sì. Ultimamente su che cosa state lavorando così per... Adesso ci stiamo preparando per la primavera, quindi cose molto colorate, molto allegre, sì. Stampe insomma floreali, farfalle, queste cose che comunque ci richiamano la primavera. Quest'anno cosa va di tendenza per la primavera? Cosa si porterà? Corto, lungo, floreale, unito come colori? Quelle tendenze? Siamo molto molto vari quest'anno, ecco. Ci sono molte cose di tanti tipi, insomma. Certo. Cioè fatica a dire una cosa precisa. Andate incontro al gusto del cliente. Esatto, sì, quello sì, molto, sì. Uno viene da voi, esprime la sua idea e noi la realizziamo. Sì. Lo conciate per le feste. A posto, così. È vero, ci ho preso, ma è così che funziona. No. Sì, ci pensiamo noi. Ci pensate voi, che detto così sembra più una minaccia, però... No, però insomma, vabbè. Chi ci conosce lo sa, chi non ci conosce potrebbe impararlo. Ecco, quindi insomma, lo scopo è questo per cui siamo qui, insomma, vedete? Quindi unite l'utile al dilettevole, per cui avete un'esigenza, un abito, qualcosa, un vestito, andate da loro. Ci siamo noi. Ci siete voi che... Pensiamo noi. Ci pensate non voi. Vi preoccupate. Ecco, andate senza indugio perché sanno il fatto loro. Allora, però, oltre a questo aspetto del laboratorio, che comunque è molto bello... Ma il laboratorio, dobbiamo dire che noi facciamo riparazioni di ogni tipo. Ecco, anche questo è importante. E questa è una cosa molto importante perché oggi la gente, nel periodo in cui siamo, ripara molto. Cioè hai dei capi in armadio che comunque sia tu non metti perché sono magari fuori moda, noi riusciamo a aggiustartelo e te lo facciamo tornare alla moda. Mm-hmm. Tipo anche il pantalone largo, la zampa d'elefante lo riportiamo stretto. C'è tante cose che tu riesci a sistemare. Praticamente ti puoi rinnovare il guardaroba. Sì, perché chiaramente insomma i tempi giustamente come diceva Graziella sono quelli che sono. Anziché no, un cappotto, esatto, un capospalla magari che forse non ha delle linee proprio del tutto attuali, esatto, con un accessorio, con qualche cosa voi lo potete attualizzare, lo potete rendere più,
più aderente a quello che è il momento. Magari la martingala non va più, togliete la martingala. Esatto. Siamo una bella frangia. La allora mettiamo una bella frangia. Poi lei è molto brava, fiocchi, frappe. Che ecco. Sì. Sì, sì, sì. Molto frapposa. Io invece sono un pochino più meno frapposa. Frapposo, nel salotto di dopo cena non era mai entrato, frapposo, però mi sembra bello. Sì, quindi sì. Quando qualcuno viene da te e dice vorrei di un abito frapposo, ci penso becca. Io. E lo becca, ci pensa lei. E lei, io non sbaglio mai. Infatti quando la gente mi viene in negozio e che mi chiede guarda che vorrei fare queste cose, io gli dico aspetta che ti chiamo Roberta perché so che lei la fa. Che lei le fa. Sì. Tu sei, diciamo... Sì, un pochino meno frapposo. Più pratica, insomma, cioè fai le cose più... Sì, un pochino più semplice, invece lei... Certo. Mi piace, sì, darmi metti il colore. A frutto tutto il tuo estro creativo, sì, sì, dai sì, sfogo sì. A... È la parte più bella del nostro lavoro. Ecco. No, perché sicuramente creando degli abiti, un estro creativo esatto. ci vuole, no? Sì. Però, insomma, anche la parte di rimodellazione di alcune cose può essere lì. Su tutti i livelli anche questo, no? Quindi sì, sì, giacche, sì, sì, cappotti, qualsiasi tutti cosa. Tutti i livelli, sì. Anche l'uomo può venire da voi. Sì, sì, l'uomo viene un po' imbarazzato, però non mordiamo nessuno. Vince, deve vincere un po' insomma, l'impasse. Sì, sì, di, sì, no, ma però. Noi siamo tranquille con tutti. Ecco, e anche lì pantaloni, le pieghe, sì, sì, stringere, sì. Rimettere allarghe, a misura, allargare. Sì, 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 sì. Anche per l'uomo vale il capospalla, quindi una giacca, sì, sì, un sì. Cappotto, qualsiasi cosa. Esatto, sì. Voi, sì. Diciamo... Adesso, al di là di tutto, siamo professionali in ogni caso. No, vabbè, ma noi facciamo. Cerchiamo... Sì, non avevo alcun dubbio a riguardo. Però era, insomma, è bello anche mostrare la personalità delle persone e questo è un ambito nel quale viene fuori. Perché poi penso che nel vostro lavoro, come in tanti lavori che si hanno a che fare quando... Si è front office, vuol dire a contatto col pubblico, il rapporto umano poi diventa importante, sì, no? Cioè, molto importante. Voglio dire, diventa anche un lavoro di fiducia, cioè io che porto da te magari anche un capo costoso che ho pagato tanti esatto. Soldi, anche se molti anni fa, è un capo al quale io ci tengo, esatto, lo sì, devo sì, mettere si nelle può, mani sì. Di professionisti. Adesso noi scherziamo, ci divertiamo certo. A fare due battute, due risate, ma... sotto c'è una grossa professionalità, c'è maestria, c'è stato dell'arte, perché sono tanti anni che lavorano e che hanno, come dire, l'ago in mano, possiamo sì, dire sì, così. Sì, quindi sono delle grosse professioniste che mettono la loro esperienza a disposizione di tutti, dei loro clienti. Però il rapporto umano, la non battuta, il gioco mai. Ci va, no? Perché... Ma addirittura esatto. Delle nostre clienti, anche se non devono comprare niente, passano davanti, stanno lì due minuti perché fanno due risate. Sì, sì, è, cioè, vero. È molto bello, ci questa è una cosa trovare. Che è molto bella, la senti. Sì. Perché fa comunque piacere, sia le clienti molto, sì. Ti vengono anche a salutare, giusto per dirti un saluto, oh, ciao, tutto bene. Quindi insomma... E vanno sì, via con rapporto... le lacrime agli occhi da ridere. Però. Sì, sì, noi probabilmente ci finiremo la puntata in questo modo. Perché, no, però mi piaceva sottolineare questo vostro aspetto caratteriale che ho sì. Visto fin da subito molto forte, perché secondo me alle volte fa anche la differenza questo, no? Se io devo decidere di andare da una parte dove no, esatto. C'è un rapporto anche amicale, no? Bello, mi sento anche in ambito di dirti magari guarda mi piacere la parola in più che esatto, forse alle volte sì. Sì, sì, non guasta anche per chiedere un parere magari, no? Assolutamente. Devo fare questa cosa, come un faccio? Un consiglio sempre dato esatto. Sì, proprio sì. Nel migliore dei modi, se va bene va bene, se no si dice no lascia perdere, non stiamo non stiamo lì a far buttare via i soldi. E lo sanno, i nostri clienti lo sanno. Se una cosa non fa, si dice guarda non fa perché sprechi i soldi e lo butti via dopo, cioè non ha senso. E quindi oggi come oggi anche questo aspetto economico non è da poco. Quindi insomma riparazioni che consentono di rimettere insomma in auge capi che sicuramente forse hanno visto un po' il loro tempo, però insomma grazie alla maestria di Roberta e di Graziella potrete... riportarli a nuova vita, però c'è anche la merceria che comunque merceria, sia esatto. È importante. Molto questo importante. Ti occupi tu Roberto, sì, giusto? Sì, principalmente sì, ma siamo sempre insieme comunque. Come Flick e Flock. Ecco, gli articoli presenti nella merceria in sono... In merceria sì, possiamo trovare ovviamente tanti filati per la lana, per fare i ferri, quindi cappelle, sciarpe, chi si diletta a fare queste cose può trovare... diversi tipi di lana, i cotoni per l'uncinetto ovviamente, per
realizzare, non so, tovaglie o comunque centrotavola, adesso che siamo nel periodo magari che si arriva alla primavera, mm-hmm, le cerimonie, quindi c'è anche chi ci fa le bomboniere con l'uncinetto. E poi i filati per il ricamo, per il cucito, i bottoni, dai bottoni gioiello ai bottoni di madreperla, che è un classico intramontabile, quello si trova sempre. E quindi ecco, in merceria gli accessori, per cui le catene, i moschettoni, gli accessori per realizzare le borse, per fare la bigiotteria. Ce n'è. Quando apri la porta della merceria ti si apre un mondo pieno di colori, perché trovi di tutto, veramente, c'è di tutto dentro. Penso che sia una dei generi merceologici con più referenze, con più articoli in assoluto, penso. Sì, no? Sì, c'è veramente tanti articoli, dalle rugia, ci si perde. Manerie di ogni tipo, altezze, colore, trovi veramente ci si, un mondo. Vuol dire, non basterebbero neanche i metri quadri che avete, no. Cioè, ce ne vorrebbero altro il doppio. Ecco, voi quando acquistate materiale per il vostro negozio, seguite la moda o il vostro gusto personale? Che cos'è che vi muove? Principalmente il gusto personale. Il gusto personale. Principalmente, lei molto più sul personale, io invece cerco di capire anche la cliente. Cioè, lei dice, certo, delle volte, dice, ah, quello non piace, va bene Robin, non lo devi mettere a te, cerchiamo di prenderlo, no? Ecco. Cioè, di riuscire a capire. Lei invece è più puntata, a quello che gli piace a lei. Giustamente. Beh, lei dice, quello che piace a me può piacere anche a... Dopo. Quello che piace a me deve piacere anche agli altri. Invece grazie, è un po' più commerciale, diciamo, sì, facciamo sì, anche. Sì. Sì, allora, purtroppo sono molto distinto. No, ma lavoro... La risata più grossa è quando facciamo il campionario di abbigliamento, che lei, ecco, per, questo no, e questo no, io passo dietro, questo sì. Vero. Cioè, della serie, cioè lei no, ma non piace a lei, basta. Ah, basta, sì. Quindi il rappresentante esce impazzito perché sì, è un negozio. Sì, ma quando arrivano scappano, dopo di un po' vanno via e dicono basta. Basta. No, beh, comunque questo è un aspetto caratteriale, secondo me, importante, perché c'è una sorta di compensazione, se sì, posso sì, capire, sì, tra di, noi di ruoli, molto, no? Molto. E quindi... Sì, litighiamo ogni 10 secondi, ecco, però ci vogliamo un po' bene, forse. Sì, no, ma si vede che c'è rapporto tra di voi. Però questo, dal punto di vista commerciale, è una tecnica, direi, vincente, perché comunque coprite tutti gli ambiti, sì, no? Esatto. Tu, l'estro creativo, quello che sì, ti piace... Invece lei, giustamente, è quella, cioè, che... Cioè, quanto uno si rivolge alla Roberta, bisogna che sta attento, non ne esagerare, perché sono scappato fuori a Nob de Pasqua. Sì. Se dà libero sfogo... Oddio! Però c'è chi mi conosce, apprezza, apprezza, sì. Ma giustamente, ma non potrebbe essere diversamente, perché insomma, se no, non vengono da voi. Allora... Parlando così degli articoli che erano presenti, mi hai citato i filati, le lane. Mm-hmm. C'è ancora qualcuno che fa, sì, che lavora ai ferri? È ritornato, sì? Molto. Stanno ritornando. Sì? È ritornato, sì, molto a fare ai ferri, tanto. Davvero? Perché era un po' un periodo che... Si era fermato, sì. Invece adesso è qualche anno che sempre di più ricomincia tanto. Piace lavorare, molto. Sì. Anche i negozi che vendevano filati erano un po' scomparsi nel panorama merceologico delle nostre città, se ne vedevano sempre di meno. Invece no, sta tornando veramente, anche i giovani, le ragazze si ricominciano a fare i ferri. Ricominciano a fare i ferri, sì. Bene. Anche gli uomini ogni tanto, so. A me non è mai capitato, te? Io so che ho visto qualche... No. Ancora... In ma c'è capitato una settimana passata che voleva il cotone per fare... Per fare una maglia, una sciarpa, le davo quello dell'uncinetto e via. Però arrivo ogni tanto, però via, va bene. Voleva il cotone, quello è il cotone. Capito? Per fare una sciarpa gli davo il cotone dell'uncinetto. Cioè. Ah, vabbè, ecco, giusto. Era un po' fino. Era un po' fino. Sì, doveva lavorare parecchio per farsi una sciarpa. Hai voglia? E ce ne ho 2 anni. 2 anni. Però comunque è un settore anche questo che sta rivitalizzando. Sì, 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 molto. Molto. Bene. E poi c'è anche tutto un settore un po' più classico che citavi prima, Graziella, tu, dell'intimo. Che era dell'intimo e dei costumi. Sì. Anche qui apriamo un mondo. Un mondo, insomma. Sì. Abbiamo dell'intimo, comunque sì, abbiamo il classico e abbiamo tagli anche per taglie forti e della ragazzina. Comunque abbiamo sia intimo, uomo, donna, bambino. E di varie ditte, la ditta del reggiseni, abbiamo una Selene che è una ditta spagnola che è molto buona. Mm. E collant, parlare dei collant sono favolosi, abbiamo i collant di Philippe Matignon, è una marca che ho molto. Mm-hmm. Infatti fino a 2 anni fa si erano appena conosciuti, adesso lì da noi li vendiamo tantissimo. E comunque sia un collant
migliore di altri. Buono. Valido, molto, molto valido. Quindi insomma anche voi avete un indirizzo propositivo al cliente, lo indirizzate anche verso marche che magari sono poco conosciute, che però garantite la loro qualità. E poi adesso nel reparto dove abbiamo l'intimo abbiamo messo anche un abbigliamento, un pronto moda, che comunque si vende anche molto bene questo. Ah sì? Sì, perché abbiamo una qualità e prezzo. Soprattutto e prezzo. Questo deriva un po' anche dalla tua esperienza pregressa, esatto, avendo lavorato in quell'ambito. Esatto, sì. Quindi abbiamo anche il costume, anche l'intimo su misura può avere... Sì. Anche perché riusciamo a aggiustare, ecco, grazie al mio ultimo anno di lavoro ho imparato a fare questi costumi, perciò riesco a sistemarli. Sì, perché... Ed è importante anche quindi comprare il costume, capito? Non è detta sempre che vada bene sia il sotto con il sopra, ora cerchi sempre di sistemarlo, aggiustare, e sta cosa sta andando bene. Sta andando molto bene, che anche quando comprano il costume altre parti, li vengono a aggiustare da noi, il difetto che hanno lo mettiamo a posto. Perché oltre a venderle voi chiaramente il vostro laboratorio di confezionamento è sempre aperto anche nei confronti di altre cose che non vendete voi. Sì, perché effettivamente sull'abito, la giacca, la camicetta, il pantalone viene normale, dice lo metto a misura, lo metto no anche quando si va. Sì. Il costume da bagno sinceramente non l'avevo mai sentito neanche. Quello. Bene. Quindi insomma anche questa è una proposta commerciale nuova che giustamente potete vantare in base alla vostra esperienza. Poi adesso fra un mesetto arriveranno tutti i nuovi arrivi anche di costumi. Quindi la stagione estiva con i campionari estivi sta per partire praticamente. Esatto, sì. Chiusi i saldi. Sì. A marzo comincia ad arrivare abbigliamento estivo, costumi. Costumi e quest'anno. Bene, poi un'altra cosa che voi fate sempre, perché come vedete sono molto poliedriche, insomma, non lasciano indietro niente e quindi insomma per non farsi mancare niente, hanno pensato anche di fare dei corsi, giusto? Sì, esatto, dei corsi per neofiti o per anche persone esperte, insomma parlateci un po' di questi corsi. Sono dei corsi di cucito creativo, è giusto un modo divertente per avvicinarsi al cucito, perché ci si diverte questi corsi principalmente. E sono dei corsi dove si insegna alle ragazze a realizzare degli articoli unendo il cucito con magari degli altri metodi che non sono proprio cucito, quindi chi viene al corso da noi riceve, abbiamo le macchine da cucire che ci sono date in dotazione molto gentilmente dalla ditta di Pascucci con cui collaboriamo molto volentieri sempre, quindi abbiamo le macchine da cucire a disposizione delle clienti, delle corsiste anzi in questo caso, e tutto il kit del necessario per realizzare il prodotto, quindi chi viene al corso riceve tutto il materiale per realizzare il prodotto che decidiamo quel giorno, insomma. Quindi come posso dire, è veramente tutto pronto per loro. Quindi uno viene... Sì, si presenta, viene e noi gli diamo... Non deve portare... Cioè voi fornite tutto il materiale. Queste persone decidono da sole l'orario che vogliono fare, quando noi riusciamo a fare quelle 4-5 persone per corso. Sì, sono corsi che... Ci si organizza o il dopo cena oppure il pomeriggio, così come vogliono loro, come sono più disposte e siamo disponibili a farlo. Ah, ecco, quindi insomma c'è disponibilità. Sì. Parlavi di cose diverse dal cucito? Cioè, possiamo abbinare, magari sono alcune parti che vanno cucite, altre parti che vanno incollate, poi si impara magari a realizzare dei fiori, da un pezzo di stoffa si fanno dei fiori senza cucire, però tutto fatto a mano. Con la pistola a caldo? La pistola, cose che vanno incollate, magari i fiori invece si... Come a Natale, che abbiamo fatto tutti gli addobbi per Natale, balle di Natale, tutte fatte con la lana e con come si chiama quel panno? Il filtro, in modo anche la brella di Natale, tutti addobbi abbiamo lavorato un sacco quest'anno per Natale. Quindi addobbi di Natale anche personalizzati, una sorta di decoupage misto al cucito. Una cosa, tutti insieme, diverse cose che si uniscono insieme. Molte tecniche unite insieme. È creativo, si chiama cucito creativo apposta, quindi... Ecco, cucito creativo. È divertentissimo. Vabbè. Sì. Veramente. Se mi vedo perso verrò a frequentare uno dei vostri corsi. E quindi insomma, quando li pubblicizzate questi corsi, avete una piattaforma, uno come fa? Viene da voi, chiede insomma? Tendenzialmente sì, quando viene da noi, noi questi corsi comunque li proponiamo
ogni tanto facciamo anche della pubblicità, magari ovviamente certo. mettiamo dei volantini così. Sono a tema oppure questi generalmente? Sì, generalmente sono a tema. Adesso per dirti si può partire, si parte per la Pasqua, ovviamente bisogna partire prima perché comunque per realizzare il prodotto un attimo ci vuole. Certo. E quindi sì, generalmente si parte sempre a tema. Ok, quindi insomma il prossimo appuntamento per le corsiste è immediato. Di Pasqua, il famoso uovo di Pasqua. Sì, ho fatto 2+2 subito io, perché memore di quello che vi ho detto prima, di quello che ho fatto. Qui posso sbizzarrirmi finalmente. Qui fiocchi, di grande profusione. Sì, la vedi proprio in rilassamento. L'apoteosi dei fiocchi. Sì, sì, sì. Poi di sopra per un giorno non la vedi più, perché finché non ha realizzato quello che ha nella testa, lei non esiste più. Ecco, quindi certo. Parla. Sì, sì. Però giù, insomma, sì, nel frontale ci sei tu che tieni... Di sopra sono io, lei di sotto, capito? Allora ci dividiamo. Vi dividete, insomma. Sì, sì. Quando arrivano mi i clienti, gli dai le cose che vogliono loro. Sì, sì, sì. Quando mi chiama Roberta! Perché è sopra. Chiaramente è sopra, come deve sì, fare? Sì, ma lei è talmente presa ecco. che tu se caschi per terra, lei se frega proprio. Lei fa i fiocchi dice... e chiaramente... Sì, sì, dice, ok. Vabbè, a posto. Passo sopra. Va bene. Io finisco il fiocco, poi vediamo cosa sì, succede. Sì, dopo vediamo, sì, sì, sì. Va bene, allora, noi abbiamo fatto questa splendida chiacchierata nella quale pensiamo e speriamo di avervi dato una minima infarinatura di quello che è il loro negozio, il loro atelier, la loro attività commerciale, poi anche il nome, Semplice Eleganza, è molto, sì, sì. È molto indicativo, no? Perché sì, l'eleganza in realtà è le cose più semplici. È semplicità. Quindi ecco, sì, insomma. Sì. Decisamente sì. Decisamente sì, non c'è bisogno insomma di... No? La semplicità già è di per sé. Sì. Quindi amici, se avete bisogno di una remise in forma di un vostro capo d'abbigliamento, se dovete comunque mettere a taglia quello che avete, se volete fare dei fiocchi, insomma c'è, sono io. C'è lei, se dovete invece andare più sul pratico rivolgetevi a Graziella, comunque una proposta commerciale a Calcinelli. Una merceria, un negozio, un atelier, tutto, insomma, tutto. Riparazioni. Allora, se avete problemi in ambito di cucito, rivolgetevi a loro che sicuramente... Posso dire l'ultima cosa? Anche due. Volevo ringraziare intanto tutti i clienti che ci hanno dato fiducia finora. Esatto. Io e Graziella ovviamente ringraziamo tutti perché grazie a tutti. Ecco, quindi questo già... La dice lunga sul rapporto che avete sì, molto. Con sì, i vostri... E dobbiamo ringraziare anche a loro se siamo qua. Se ci siamo. E se andati. Abbiamo allargato e se andiamo avanti dobbiamo ringraziare tutte le nostre clienti. Che vi seguono sì. nella vostra... Sì. Insomma, quotidianità. Quotidianità sì. nel vostro... Ma devo dire che se dal buongiorno si vede... No, se dal mattino si vede il buongiorno, insomma... Se questo è il vostro modo di rapportarvi alle persone, capisco perché vengono sempre a trovarvi. Sì, siamo così. Siete così, va bene. La cosa è molto bella. Va bene. Amici dopo cena, grazie per essere stati con noi, vi abbiamo fatto conoscere due persone che sicuramente ci mettono la passione, ci mettono il mestiere, però oltre alle risate, oltre alla battuta c'è la professionalità, questo non scordiamo, sono delle vere professioniste, ci mettono il loro carattere, la loro passione, ma questo forse è quello che fa la differenza in questo settore. Grazie per essere state con noi, grazie Graziella, grazie Roberta per aver riempito così animatamente e gioiosamente lo studio di Dopo Cena. Bene, grazie e alle prossime, arrivederci alle prossime puntate di Dopo Cena. Ciao!